Buonasera, ben trovati con Roma Città Aperta. Ormai lo sapete, il lunedì pomeriggio appuntamento, approfondimento dedicato agli animali. Accanto a me Federico Coccia, medico veterinario. Buonasera Federico. Buonasera, buonasera a tutti. Come sempre siamo pronti per dare indicazioni ai padroni degli animali che vogliono consigli, che hanno dubbi. Ci possono chiamare in diretta 06 59 10 285. Sarai sempre tu, Federico, a rispondere a chi ci chiama. O Poi scrivere delle mail. scrivere delle email, attiva la nostra posta elettronica animali@roma1.tv. Da questa settimana c'è poi una sezione del sito internet di roma1.tv dedicata proprio alla nostra rubrica, si chiama Amici Animali e potete anche mandarci, questa è una novità, una fotografia del vostro animale, sarà pubblicata sull'home page. Ma intanto in attesa di alcune telefonate, cominciamo con la puntata di oggi con presentare un ospite in studio. Do il benvenuto, salve, grazie per essere con noi, Omar Kamal, scrittore. Giovane scrittore, Giovane giovanissimo scrittore. scrittore, e poi c'è anche un'altra ospite. Eh sì, questa la presenti tu, Sì, Federico. vi presentiamo Pepita che sta qui accanto a me, che si è pietrificata. Se la dorme alla Se la grande. dorme, sta molto tranquilla. Quello di cui parlavamo prima e cui adesso tratteremo anche sul tuo libro, che questo è un cane che si sente molto protetto, molto sicuro, perché è sicuro dell'amicizia che ha con me. Quindi lei non ha paura, non teme nessuno, proprio perché sa che ci sono io vicino. Vedi, questa è la sicurezza che ti dà anche il tuo migliore amico. Certo. Quindi è quello che dico sempre, il cane è veramente il tuo migliore amico. Ma torniamo a te, Omar. Io volevo fare una domanda velocissima, solo all'inizio. È la tua prima esperienza da scrittore o ho avuto già altre Io esperienze ho in sempre merito? scritto in realtà, scrivo come blogger, scrivo per la televisione. Come libro pubblicato questo è il primo, ma non è il primo che ho scritto. Di norma è sempre sconsigliabile pubblicare il primo libro che si scrive, ammesso che tu non sia un genio, perché in quel caso metti sempre troppo di tuo delle persone che hai attorno e rischi di farti terra bruciata, per cui diciamo che è il primo libro che pubblico, questo sì. Allora, Artù alla conquista del mondo, stiamo vedendo l'immagine di copertina, il protagonista è un cane, chi è Artù? Artù innanzitutto è un positivo, cioè è un Labrador che si rende conto un bel dì di essere rimasto nano, ma è del tutto simile fondamentalmente a un bambino. E il fatto che il cane sia rimasto nano in realtà tocca il tema forse più noto della discriminazione. Se voi prendete dei bambini, li fate giocare fra loro, non importa se parlano lingue diverse, se abbiano colore della pelle diversa, loro giocano perché è il loro linguaggio, e così è Artù. Come un gruppo di cani al Come un parco. gruppo di cani al parco, se vogliamo possiamo metterlo anche da questo punto di vista. Lui non si rende conto di essere diverso fin tanto che gli adulti non glielo fanno notare, ma siccome il tema del libro è che nessuno si deve sentire figlio di un dio minore, lui non ci si sente e scopre nel proprio handicap di possedere una virtù. Infatti, volevo leggere un pezzo della tua prefazione. Artù è un eterno piccolo, ma con uno straripante ego. Esatto. Incosciente e innamorato della vita, Artù è un personaggio positivo e incantato che, armato dalla convinzione di conquistare il mondo, riuscirà a dare un senso alla vita e di chi gli sta accanto. La sua storia è fatta di sentimenti semplici ed elementari. Artù sorprende, commuove e fa riflettere. E qui io sento molto, mi richiama molto il carattere del Labrador. Esatto. Esatto, perché il carattere del labbro, poi le caratteristiche del labbro sono proprio di un cane positivo, gioioso, giocoso, per tutta la vita, non perché arriva a un'età, diciamo, tra virgolette, saggia, diventa un cane anziano, lento. Lui rimane giocoso tutta la vita, felice di La cosa convivere. divertente è che questo è il Labrador che resta piccolo, Esatto, la fondamentalmente. positività che ti dà il labbro, Sì, infatti sì. hai centrato la razza, l'hai centrata Tieni conto perfettamente. che la positività è stato in realtà il tema più difficile da digerire per le case editrici. Molte case editrici e molti agenti letterari mi hanno risposto dicendo: guardi, il suo romanzo è scritto veramente molto bene, però c'è un problema.
chiesto quale fosse il problema, mi hanno risposto: ma è troppo positivo. E allora ti rendi conto che la positività... Non siamo abituati, forse, alla troppa positività. La positività oggi vuol dire essere positivo, vuol dire essere quasi anticonformisti. Ora, questa qui è si colloca all'interno delle favole moderne. È un grande scrittore inglese a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, che si chiama Gilbert Keith Chesterton, disse una frase bellissima. Disse: noi scriviamo favole non per spiegare ai bambini che i draghi esistono. Se tu chiedi a un bambino i draghi esistono, il bambino ti dirà sì, esistono, ma noi scriviamo favole per spiegare ai bambini che i draghi si possono sconfiggere. E questo è un po' anche lo spirito di Artù. E questo è un bellissimo messaggio. Tra le varie avventure di Artù c'è quella all'interno di un centro per invalidi. In che modo ci arriva e qual è l'insegnamento che ne possiamo trarre? Quale drago sconfiggiamo? Diciamo che lui innanzitutto arriva in un centro invalidi mutilati di guerra per caso e si rende conto di una cosa che lo lascerà scioccato. Dice: ma com'è possibile che questi vecchi siano così giovani mentre i giovani che incontro siano così vecchi? L'insegnamento che possiamo trarne è proprio questo, che innanzitutto c'è un legame con la, chiamiamola, terza età, che è del tutto particolare, che spesso noi snobbiamo, ma in realtà dal mondo degli anziani noi possiamo trarre grandissime esperienze, grandissime lezioni, ed è un mondo proprio bello da frequentare. E Artù approfitta furbescamente, diciamo, la madre dirà: tu c'hai sangue di volpe là dentro, per attrarre il pubblico verso questi nuovi giovani e per potergli dare una mano poi con quella che sarà il suo corso di pet therapy. Ed è l'esatto contrario di quello che succede oggi in Italia, perché noi abbandoniamo i nostri anziani e la maggior parte delle volte i nostri anziani hanno la fortuna di avere come amico un amico a quattro zampe, un cane e un gatto, per cui vivono, perché il pensionato, la persona anziana che vive in casa e non ha altro a cui, non ha una persona, un essere vivente di cui occuparsi, perché è solo, allora si occupa del cane e del gatto, portarlo al veterinario, chiamarlo, dar loro da mangiare, quello è un impegno. Però questa non la confondiamo con la pet therapy di cui parliamo sempre, ma si chiama in qualche modo compagnia, attività assistita con gli animali, che è una branca molto più sottile della pet therapy. Diciamo la pet therapy invece che cos'è? Chiariamo. Ecco, no, la pet therapy è una scienza esatta. Parliamo di di terapia vera e propria che deve essere fatta. Considerare che una seduta di pet therapy è una seduta nella quale ci deve essere il paziente, poi ci deve essere il cane che cura questo paziente, ci deve essere il conduttore del cane, ci deve essere un veterinario che controlla la salute del cane e un medico che controlla la salute del paziente. Quindi una seduta a 5 che deve essere esattamente organizzata, scientificamente organizzata. Quelle sono le sedute vere e proprie, ma stiamo parlando di terapie. Non dimentichiamoci che la pet therapy può essere stressante, certo, sia per chi ne ha bisogno ma anche per il cane. Esatto, perché si crea una relazione tra il cane e il paziente. Quindi quello si può stressare il cane, il medico veterinario deve vigilare sul cane, ma si può stressare anche il paziente. Torniamo ad Artù, alla sua conquista del mondo. A chi è rivolto? Chi è il lettore di questo libro? Il lettore ideale, molti dicono, sono i bambini. Io dico sempre, forse è meglio i genitori, non i bambini, perché ci sono alcuni sentimenti, alcuni valori che vanno necessariamente codificati. Innanzitutto, alla conquista del mondo e Artù non sono un caso. Artù in realtà è ispirato comunque sia al ciclo arturiano. La conquista del mondo, insomma, è una fase quasi adolescenziale. Tutti gli adolescenti si pongono la conquista del mondo, il cambiamento del mondo, possiamo migliorare questo mondo. Nessun gesto eclatante. In realtà lo scopo del libro è dimostrare che noi tutti possiamo migliorare il mondo se riusciamo a migliorare le condizioni di chi ci sta più vicino, più a contatto, e chi più di un cane può fare questa cosa. Io volevo ricordare che venerdì prossimo ci sarà la presentazione ufficiale di questo libro. Io sono onorato di essere uno dei relatori, ti ringrazio Omar di avermi dato questa opportunità. Ci sarà un direttore editoriale della Robin Edizione, Claudio Maria
Messina, Maria Vittoria Tolazzi, poi Daniela Pieri, ci sarà moderatore Livio Bescir e Isabella Rauti concluderà appunto questa presentazione di questo libro. Quindi ricordiamolo, l'8 giugno a Villa Panfili. Vivi Bistrò è il posto dove appunto sarà presentato, la via è via Vitellia 102. Confermo. Confermato. In libreria da quando? Allora, in libreria dallo scorso 22 marzo, il libro, posso dire con orgoglio, sta andando molto bene, è un po' una sorpresa inaspettata per molti e speriamo che continui ad andare così, insomma. Quello che dico sempre io è che la grossa virtù di Artù, la sua grossa fortuna, sono gli amici del suo autore. Guarda Pepita come ti sta ascoltando, è molto interessata. Io racconteremo questo libro. Allora, io la ringrazio per essere stato con noi, diamo la buona lettura ai telespettatori che ci stanno seguendo, in bocca al lupo per lei, per il suo libro. Grazie. Arrivederci Omar Kamal. Ciao Omar. Noi torniamo ad aprire le nostre linee telespettatori 06 59 10 285 per chiamare in diretta e mi dicono dalla regia che c'è già una prima telefonata, la sentiamo chi c'è, pronto, buonasera. Sì, buonasera, stavo seguendo la vostra trasmissione sugli animali e sì. Volevo fare una domanda al dottor Coccia. Sì. Pronti. Salve, io praticamente ho un cane, sì. Un Labrador di quasi 14 anni, ed è un cane che soffre di artrosi. Sì. La domanda è la seguente, il cane rinuncia, non vuole prendere farmaci per questo problema? Sì. E non so appunto come potervi... Perché è un po' scontroso, perché magari è un po' a dolore, quindi è un po' renitente nella somministrazione del farmaco. Sì, questo sicuramente, è un cane che probabilmente anche per l'età sta cominciando a essere un pochino scontroso e sicuramente i dolori influiscono, però volevo... appunto un suggerimento per cercare di aggirare questo sì. problema, perché per curarlo appunto prima va girato il suo dolore in modo di fargli prendere qualcosa. Sì, dunque 14 anni è un'età importante, un'età appunto, stiamo parlando di un cane anziano, non vuol dire che è la fine della sua vita, un cane anziano vuol dire che ha delle caratteristiche particolari, il metabolismo rallenta, il cane ha i famosi acciacchetti di vecchiaia, come per esempio l'osteoartrite, la famosa artrosi di cui parlava lei prima. Oh, è un problema diciamo che è presente in quasi tutti i cani di quest'età, specialmente nei cani pesanti come il suo, cane appunto di grande taglia. C'è una novità, sempre sotto consiglio medico veterinario, lo chieda al suo veterinario di fiducia, c'è una novità, visto che il suo cane ha problemi a prendere le famose pillole, diciamo è un po' difficile somministrare il farmaco, oggi c'è una novità, c'è un farmaco non steroideo, quindi non cortisonico, quindi diciamo più tollerante a livello organico, che si può somministrare una volta al mese. Ed è un antidolorifico, antinfiammatorio efficace. Quindi io glielo consiglio proprio perché il suo cane ha difficoltà proprio a prendere, assumere dei farmaci. Quindi lei, dando una pillola al mese, diciamo che risolve gran parte dei problemi del cane. Il cane sicuramente starà meglio. Però sempre e dopo averlo fatto vedere, aver chiesto consiglio al suo medico veterinario. Io le posso dare il nome, il principio attivo del farmaco e lei vedrà che il suo veterinario confermerà questo che le dico, che è il Mavacoxib, che è un prodotto nuovo che è consigliato oggi dai medici veterinari proprio per la facilità della somministrazione, si può dare non oltre 6 mesi di seguito. Perfetto, quindi una volta al mese. Sì, una volta al mese, è molto semplice, così perfetto. Non hai il problema di dare la pillola 2 volte al giorno. Certamente, certamente. Grazie e ci continui a seguire.
Grazie. Grazie, arrivederci. 06 59 10 285 per chiamare in diretta. Federico, io mi volevo agganciare a questa telefonata per capire i cani anziani che magari hanno gli acciacchi, i dolori, l'artrite, vanno in qualche modo stimolati di più per passeggiare, oppure se vogliono stare lì tranquilli da soli non bisogna insistere? Guarda, la maggior parte dei cani, oltre ad avere problemi di osteoartrite, hanno problemi cardiaci. Quindi sono associati il sentire poco, il vedere meno, insomma tutte queste problematiche di anzianità, diciamo, si associano. La maggior parte delle volte hanno questi problemi, queste insufficienze, hanno insufficienza cardiaca. Quindi io consiglio, specialmente con il caldo, l'arrivo dell'estate, di farli uscire il meno possibile, specialmente nelle ore calde. Quindi io consiglio un cane anziano, molto anziano stiamo parlando, con questi famosi tra virgolette acciacchetti di vecchiaia, di farli uscire meno se è molto caldo, quindi farli uscire o la mattina presto o la sera tardi. Addirittura quelli di piccola taglia, come Pepita, come il mio bassotto, li farei addirittura stare a casa. Va bene, io ti ringrazio per le informazioni ai telespettatori e siamo pronti per dare il benvenuto ad altri due ospiti in studio. La prima, buonasera e benvenuta, si tratta del presidente dell'Associazione di Volontari Quinto Mondo, Franca Romano. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Insieme a lei c'è un amico a quattro zampe, un Pedro. Come si chiama? Pedro. Pedro, un maschio che cerca una nuova casa. Sì, che lui praticamente, lui, scusa se ti trovo, tanto noi siamo ormai amici, diciamo prima che è l'unico della cucciolata, è vero? Sì. Che è rimasto a casa. A casa. Sono stati presi tutti e lui è praticamente il brutto anatroccolo. Che brutto non è? Perché sì, è bellissimo e quindi ha assolutamente bisogno di una famiglia, anche perché ha un carattere meraviglioso. Sì, è molto equilibrato come cane. È giovane, è un cucciolone. È un cucciolone affettuoso, però non è troppo impetuoso, quindi è anche adatto a stare in una famiglia con bambini, insomma. Bene. Io vi interrompo un attimo perché mi dicono che c'è un'altra telefonata in diretta. Pronto, buonasera. Buonasera, pronto. Buonasera. Salve. Senta, io vorrei dire questo. Sì. Molte volte si vedono dei cani che camminano per strada con i proprietari con la bicicletta come dei pazzi. Ma gli fanno fare 20-30 km, a correre. Non si può far presente a questi signori che ai cani fa male con loro a piedi e loro in bicicletta e corrono come dei pazzi? Col caldo poi di questi giorni, ha ragione. Guardi, sono completamente d'accordo con lei. Anzi, se lei ogni qualvolta vede qualcuno con la bici trainando il proprio cane, lo denunci. No, ma perché io... quello, guardi, le dico che quello è maltrattamento animale. Sono maltrattamento animale. Lei. Sono d'accordo con lei, questi non gliene frega nulla. Io ci ho fatto delle forti discussioni, ho fermato pure i vigili, dico, guardi, il cane è suo. No, il cane è suo, il cane non è suo. Non è che ha comprato la vita del cane. Guardi, le do questo consiglio, faccia una foto col telefonino di questo signore che trascina il proprio cane e faccia una bella denuncia. Guardi, perché che vedrà che... Perché quello pensi che è maltrattamento animale, non Bravo. Si può trascinare il proprio cane solo perché magari siamo un po' perché più pigri. Perché non vanno anche loro a piedi come vanno il cane? No, aspetti, pure a piedi lo fanno, Sì, no, ma io farei al contrario, manderei il cane su un motorino e trascinerei il proprietario legato al collo, col collare. Con una zappa. Grazie della grazie sua a denuncia. Lei, Adela, buon lavoro. Grazie, bravo. Ci segua, continui a seguirci, grazie. Grazie per la sensibilità. Torniamo a Pedro. Dove è ospitato in questo Pedro periodo? È una struttura che è al 31° chilometro sulla Salaria, dove sono alloggiati anche 150 cani. Una ventina d'anni fa ce n'erano oltre quasi circa un migliaio, poi 600, poi è stato sequestrato come struttura sotto sequestro ed è stato affidato poi alla fine a un'associazione Quinto Mondo, della quale io faccio parte, sono la presidente.
e questa struttura la, diciamo, accudisce i cani a titolo privato, cioè nel senso non abbiamo nessun finanziamento pubblico, istituzionale, è solo volontariato, una trentina di persone, ci alterniamo nella cura, nell'assistenza medica, nelle adozioni, dividendoci e cercando di fare il meglio che possiamo. Naturalmente i tempi sono difficili, i soldi sono sempre... Approfittiamo di questo momento, che chi volesse aiutare la sua associazione tramite noi lo può fare scrivendoci o telefonandoci. Noi facciamo, diciamo, posso fare da tramite. Poi c'è una festa. Siamo una vetrina per far conoscere molti animali che hanno bisogno di trovare casa. Nelle altre puntate c'erano molti gatti, esatto, in studio, oggi tutti i cani. No, perché poi ci vengono lasciati purtroppo legati molti cani al cancelli e sono sempre cani difficili, tra virgolette, quindi ci creano parecchi problemi e intere cucciolate, decine e decine di cucciolate che ci comportano un lavoro terribile. Un aiuto del resto di come abbiamo fatto ieri. Allora, se volete sapere qualcosa di più su Pedro, sugli altri animali ospitati nel canile curato dai volontari di Quinto Mondo, 06 59 10 285, oltre al numero della diretta, ripetiamo anche il nostro indirizzo di posta elettronica, che è animali@roma1.tv. Noi come Roma 1 faremo da tramite tutto quanto è possibile. Grazie. Aiuto, poi... aiuto di come appunto abbiamo fatto ieri. La manifestazione di ieri, e Quinto Mondo era protagonista della giornata, vero? Insieme ad altre tre associazioni animaliste. Sì, sì. Ce ne sono ieri, tantissime. Gara di tuffi a Ponte Miglio, protagonisti i cani e i vincitori, insomma un ricco bottino. Possono intanto partire le immagini della giornata di ieri mattina, sono stati centinaia i cani che hanno partecipato. Centinaia, guarda, ma io direi, forse non so migliaia, perché io ieri ero completamente stordito dalla gran confusione, perché abbiamo avuto una grande, ecco Pepita, ho visto Pepita eri tu quella, e abbiamo avuto un gran numero di partecipanti, di curiosi, di persone poi magnanime, perché devo dire, noi ieri abbiamo raccolto questi fondi da suddividere a questi quattro canili che hanno veramente bisogno, quindi io sono contento solo per quello. La gara di tuffi, diciamo, era un'attrazione, un'attrattiva per richiamare le persone. Poi c'è stato anche lo spettacolo della scuola italiana cani di salvataggio in acqua, hanno simulato un salvataggio in diretta, quindi è stata una cosa molto bella. E poi una cosa che a me, devo dire, mi ha toccato molto ieri è stata la benedizione dei cani da parte di un nostro amico, un prete amico, Don Arrigo, che ha benedetto i cani, ha benedetto anche i proprietari. E io ho fatto fare una preghiera speciale per i proprietari, che sono, diciamo un po' più cattivelli con i loro cani in questo periodo, perché, diciamo, questo è un periodo di abbandono. Ecco, io ho fatto fare una preghiera speciale per queste persone, magari che ci ripensino una o due volte più prima di abbandonare un cane, perché il cane, quando viene abbandonato un cane, perché noi pensiamo sempre al danno che fa il cane, il numero di cani abbandonati, i canili, ma nessuno ha mai pensato di come si possa sentire un cane abbandonato, la sofferenza che ha dentro. Immaginate ognuno di voi che vive nella propria famiglia, a un certo punto la stessa famiglia vi porta, vi scarica in autostrada e scompare dalla circolazione. Sono proprio disperati. Quando quelli che ci legano ai cancelli passano i primi giorni proprio nella disperazione. E loro questa sindrome di abbandono l'associano al senso della morte. Loro ululano, soffrono molto, sono animali senzienti. Quindi io... Ho fatto fare questa preghiera speciale ieri dal nostro amico, però che lui, diciamo, è molto vicino ai nostri amici a quattro zampe, quindi è stata una cosa bellissima. E poi la premiazione, c'era Caspar Capparoni che ha premiato il cane tuffatore vincente, che ha destinato il premio all'associazione. Il cane associato all'associazione Quinto Elemento non aveva proprio voglia di tuffarsi. Però abbiamo premiata oggi, venendo qui abbiamo premiato Quinto Mondo. E speriamo che Pedro sia... La legge è uguale per tutti, quindi abbiamo premiato oggi, è vero Paola?
Siamo quasi in chiusura della prima parte. Ricordiamo, Presidente, le caratteristiche di Pedro. Lo ripresentiamo ancora una volta. Di una cucciolata di 6, ha circa 8 mesi perché è stato abbandonato a 2 mesi, è da un po' che con noi, quindi è in buona salute, ottima, è un buon carattere, certo è vivace, l'età è cucciolo. Però vivace fino a un certo punto, devo dire che è molto socievole, buono anche con gli altri cani, hai visto prima con Pepita si sono baciati. No, anche lui gioca con tutti, con tutto il settore, lui gioca con maschi, bellissimo, con femmine. Guarda che testa, cioè, bellissimo, sì, è un bel esemplare, una bella classe, è socievole, è affettuoso, quindi ha tutte le caratteristiche adatte per vivere in una famiglia felice. Ce l'auguriamo. Come grandezza è destinato a questo rimanere? Lo può dire l'esperto. No, lui più di così non crescerà, no. Questa è la sua mole, diciamo, sì. È un cane di media, tra virgolette, grande taglia, sì, ecco, diciamo, sì. Un cane che va intorno dai 20-23 kg, insomma, una cosa del 3, genere, può arrivare al massimo a 28. Forse si robustirà un po'. Se la famiglia che lo prenderà lo porterà al parco magari tutti i giorni a correre. E se lo merita, perché lui è bellissimo piace molto e giocare. Buonissimo, veramente, glielo auguro. Con tutto il cuore. Vi ringrazio. Grazie a lei per essere stata con noi. Arrivederci, Franca Romano, Associazione Quinto Mondo, associazione che però continuerà a rimanere con noi anche dopo una breve pausa con un'altra volontaria. Intanto salutiamo lei e Pedro. Grazie a tutti. Linea alla regia, ci vediamo tra pochissimo. State con noi. Bentornati in diretta con Roma Città Aperta. Buonasera a chi si è sintonizzato ora sul canale Sky 518, continuiamo con la nostra rubrica dedicata agli animali, 06 59 10 285 il numero per intervenire in diretta, e c'è già una chiamata in linea, sentiamo allora chi c'è. Pronto, buonasera. Buonasera, è in diretta. Sì. Salve, sì. Buonasera signora. Niente, io ho telefonato perché vivo in campagna e ho una colonia di gatti, sì. E che non riesco a prenderli. Io gli do da mangiare, metto il cibo, i croccantini, eccetera, però loro vengono a mangiare e poi se ne vanno. E questi si riproducono in una maniera impressionante. Adesso non so quanti sono, se sono 25, 30, ma siccome questo è un terreno, diciamo, agricolo, loro si nascondono. E come combattere contro i mulini a vento, signora? Perché chiaramente in campagna l'ambiente è dispersivo e chiaramente tenere sotto controllo le nascite, capisco che è molto difficile, però lei deve chiedere al comune di appartenenza l'intervento della ASL. L'ASL veterinaria ha l'obbligo di accalappiare e sterilizzare i cani sotto richiesta appunto del comune. Lei deve fare questa denuncia al comune di appartenenza. Perché? Perché i gatti, se continuano a riprodursi, signora, lei non ne esce più, sarà sommersa dai gatti. Infatti, poi... guardi, io le assicuro che li curo, poi addirittura c'è una cucciolata adesso che la mamma mi sembra che abbia la bronchite, gli ho comprato l'antibiotico, gliel'ho messo nella pappa, lei viene a mangiare ma se ne va. Sì, no, la condizione, se no altrimenti la condizione igienico-sanitaria le sfugge di mano, quindi io le consiglio di fare una denuncia al comune, considera che questi sono gatti non suoi, ma sono i gatti del comune dove lei abita, quindi il proprietario effettivo è il sindaco del suo comune, quindi lei deve fare questa denuncia, il sindaco si deve preoccupare di fare la richiesta all'ASL veterinaria di appartenenza di accalappiare e sterilizzare i gatti. Allora l'unica arma che abbiamo contro il randagismo, e si parla di randagismo anche in questo caso perché una colonia felina sono dei gatti randaggi, è la sterilizzazione, quindi questo non deve far altro che denunciarlo al proprio comune. La ringrazio tanto. Grazie a lei, continua a seguirci. Arrivederci, signora. Arrivederci, buonasera. Federico, non esiste la pillola da mettere nella ciotola? No, è pericolosissima. Le spiego. Innanzitutto, questa è una persona anziana, quindi io penso che non abbia una gran velocità nel seguire i gatti. Quindi, da quello che ho capito, è sola contro
tantissimi gatti, 25-30 gatti. Il problema della pillola, quando si dà questa pillola, ci deve essere innanzitutto ci deve essere la presenza di un medico veterinario. Mi spiego. Una pillola è una pillola anestetica, preanestetica o anestetica, quindi ci possono essere delle problematiche durante proprio l'addormentarsi del gatto o del cane. Che succede? Che la pillola però non è che ha effetto immediato. Il gatto può mangiare e poi magari può andarsi a nascondere e magari si va ad addormentare e magari si addormenta in mezzo alla strada. Passa una macchina e lo mette sotto, quindi è pericolosissimo. Anzi, da sconsigliare. Tutto questo deve essere sempre seguito e tutelato da un medico veterinario, mi raccomando. 06 59 10 285 per chiamare in diretta, ma tanto andiamo a presentare altri due ospiti in studio. Do il benvenuto a Claudia Rossi, volontaria di Quinto Elemento, e insieme a lei il nome provvisorio Billo. Ciao Billo, un buonasera. Un altro bellissimo esemplare della, esatto, della vostra associazione Billo. Anche lui buono. Buono, molto buono. Quanto avrà più o meno d'età? Più o meno sui 17 mesi, più o meno. Ecco, quindi giovane anche lui. Mi sembra, parlavamo prima, che mi hai detto, io ti ho chiesto se era stato appunto castrato, sì, mi hai detto sì, appunto è stato castrato, sì. Quindi ecco, vedete, l'unica arma che abbiamo è la castrazione, la sterilizzazione degli individui, esatto, perché altrimenti non ne usciamo vivi, quindi campagna contro l'abbandono, sterilizzazione, esatto. e microcippatura degli animali, perché altrimenti il fenomeno del randagismo continuerà a crescere invece, esatto, di diminuire. Quindi parliamone. Ma adesso parliamo di Billo. No, un'altra telefonata, diamo priorità ai telespettatori da casa. Pronto, buonasera. Pronto? Sì, buonasera, in diretta. Buonasera signora. Buonasera, mi scusi, io volevo fare gentilmente, se è possibile, una domanda al veterinario che conosco, sì, già da altre varie televisioni. Io ho un cagnolino, di piccola taglia, aspetti che mi sono imbarbugliata, si che preoccupi. Non mi beve, beve è, un, molto. È un chihuahua. Che età ha, signora? È nato nel 2006. Quindi diciamo che adesso ha 6 anni, giusto? Sì. Allora, 6 anni e beve molto? No, non beve. Ah, non beve. Beh, allora, ma signora, allora, il fatto che non beve il giusto, non si preoccupi, perché il cane evidentemente assume i liquidi dall'alimentazione che gli dà. Sicuramente lei dà un cibo umido, glielo prepara a casa il cibo? Sì, ecco, e do riso, carote, zucchine, petto, ecco, di pollo che non è grasso. Col brodino magari? Col brodino? No. Ecco, vabbè, comunque questo tipo di alimentazione che si chiama l'alimento appunto casareccio, sì, che diciamo che ognuno ha, il suo tipo, ha la sua dieta, quindi sì, già sentendo, ascoltando, avevo capito già che lei cucinava, sì, per il suo cane, sì, mi va benissimo, sì, il fatto che non beva è perché assume i liquidi dall'alimentazione, quindi stia tranquilla. Perché comunque, io onestamente, sa dottore, mi scusi, io addirittura mi ero munita di una siringa e la mettevo all'angolo della bocca, naturalmente, come si fa. Ma quella è una violenza contro il suo cane. Lei, signora, sta facendo una violenza contro il suo cane, lo lasci in pace. Lo che so, sta però bene. Questo no, cane, ma io non le dico che sta bene perché non lo conosco, non l'ho mai visto, però se non beve non è sicuramente un problema. Il problema è quando, si ricordi, bevono troppo i cani o i gatti, no. Allora hanno provato. Però io comunque, ma lei dal veterinario ogni tanto ci va? Sì, ogni tanto. Ma ogni tanto che vuol dire? Va a fare la vaccinazione annuale? Una volta l'anno ci va almeno? Sì. Ah, bene. Ma il dottore sa che mi dice? Che il cane sta bene. Appunto, e glielo dico anch'io, signora. Siamo in due a dirglielo, quindi penso, se gliel'ha detto il suo medico veterinario di fiducia, sì, si deve fidare del suo medico, sì, veterinario di fiducia, e anch'io glielo dico perché non è un problema il fatto che non beva se dà un'alimentazione dove già appunto ci sono dei liquidi. E poi mangia pure la frutta. È quello, diciamo, faccio finta di non aver ascoltato questa cosa. I zuccheri fanno male. No, non si dà la frutta al cane. La almeno mela, io non lo consiglio, io non la consiglio, non si dà la frutta al cane. Signora, il cane non è un onnivoro come noi, eh? Sì, lo so. Allora, lei deve il suo medico veterinario, quando lei è andata la prima volta, quando era cucciolo, le ha consigliato una dieta.
E quella dieta la deve portare avanti tutta la vita, non è che col passare degli anni si cambia la dieta. No. Ecco, lei deve chiedere sempre consiglio al suo medico veterinario, anche per la dieta. Vedrà che il suo medico veterinario, quando gli dirà che gli dà l'uva, l'anguria, piuttosto che il cocomero, diciamo, vedrà che farà, appunto, gli verranno i capelli dritti, ammesso che ce l'abbia. Bene, invece continuare con tutti. Va bene, io la ringrazio tanto, dottore. Grazie signora Bevecchia, buona serata, arrivederci. Allora, torniamo a Billo, mi sono un po' persa. Giovane, è stato castrato, anche lui ospite nel canile curato dai veterinari di Quinto Mondo. Ripetiamo l'indirizzo del canile per chi vuole venirlo a trovare, a conoscere. Noi ci troviamo in via Salaria, chilometro 31, a Montelibretti. Siamo aperti tutti i giorni, quindi chiunque voglia venire a trovarci, noi siamo lì. E qual è la storia di questo cane? Come è arrivato da voi? Billo è stato abbandonato, diciamo, in autunno del 2011 e l'abbiamo trovato legato al cancello del canile. Quindi una volontaria è arrivata, l'ha trovato legato, lui era molto molto spaventato e è stato portato nel settore, quindi immaginiamo all'inizio, i primi giorni era molto spesato, molto spaventato, anche se già lì ci siamo accorti che era veramente un cane bravissimo, è un cane equilibrato, va d'accordo sia con i maschi che con le femmine e è molto importante anche questo per noi, infatti esce con tanti altri box, altri cani, socializza molto, è molto 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 bravo. È coccolosissimo, quindi quando trova un volontario in giro per il settore cerca subito le carezze e è molto molto ubbidiente, devo dire che è veramente un cane. Anche lui ha bisogno assolutamente di una famiglia. Assolutamente, un cane così, vede, mi piange il cuore, non può vivere in un cane così. Un cane così deve stare in una famiglia, deve avere il suo miglior amico, deve avere il capobranco, deve andare al parco e giocare con gli altri cani. Sì, perché veramente possono dare tanto. Sì, possono dare tanto. Infatti il libro che abbiamo presentato prima si parlava proprio di questo, il cane, l'amicizia col cane. Un'amicizia con il proprio cane ti può dare tantissimo, ti può insegnare tanto. Io lo consiglio a tutti di avere un cane o un gatto in casa perché... Danno energia positiva. Assolutamente sì. Sono molti gli anziani che ci seguono, il giovedì pomeriggio abbiamo una rubrica proprio in collaborazione con i centri anziani di Roma, questo potrebbe essere un cane indicato per una persona in là con l'età? Guarda, io proprio ad un anziano non lo consiglio, lo sai perché? Perché è un cane giovane. E io andrei di pari passo, darei a un anziano darei un cane adulto, non anziano chiaramente, è un cane adulto, un cane che già un po' un cane saggio, un cane che diciamo non ha tutte queste velleità di correre o tirare al guinzaglio, ma darei un cane, magari consiglierei un cane di piccola taglia già adulto. Questo è un cane che io darei proprio una famiglia giovane, con dei bambini, con delle persone che possono, hanno l'opportunità, la possibilità di andare al parco, almeno sui giorni, di portarlo al mare, al lago. Sì, questo è un cane pieno di energia, anche se è buonissimo. Ecco, è buonissimo, però chiaramente è un cane che deve in qualche modo consumare le proprie calorie ed energie. Quinto Elemento, per le giornate del 16 e del 17 giugno, ha organizzato un momento particolare volto a far conoscere i cani e farli adottare. Stiamo vedendo online la locandina, di che cosa si tratta? È una manifestazione che si svolge tutti gli anni, ormai da 10 anni, questo è il 10º, e è una manifestazione in cui saremo presenti ovviamente noi con più stand, e parteciperanno anche altre associazioni, e questo è un modo per noi per far conoscere il nostro lavoro, soprattutto i nostri cani, e la domenica questa manifestazione si svolgerà in 2 giorni, sabato 16 e domenica 17, e la domenica... Al Parco delle Valli, Parco delle Valli, via Concadoro, esatto. E la domenica porteremo anche dei nostri cani del canile in modo da potergli dare più visibilità e speriamo magari di trovare anche delle buone adozioni. Noi Paolo andremo a trovarli, lo sai? Andremo con le telecamere a trovarli. Sicuramente, io sto diventando un'esperta. Ah, sì. Insieme a l'ho coinvolta ieri alla Villa Sbaolo, l'ho coinvolta e devo dire lei con la, devo dire, questa la voglio dire perché era molto carina, molto simpatica con la sua telecamerina che girava e seguiva i cani tuffatori. Penso che ci sia anche bagnata perché i cani stavano acqua a tutte le parti. È stato molto divertente. Beh, una bella esperienza, vedo. È molto simpatica, ma intanto mi dicono che c'è un'altra telefonata. Allora sentiamo chi c'è con noi, pronto? Signora?
Sì, salve, buonasera. Buonasera, avevo parlato con il ragazzo di prima. Sì. Tutto perché adesso siamo in diretta. Prego. Ci ripeta tutto perché adesso siamo in diretta. Sì, ok. Allora, ascolti, sarei interessata non da vederlo, ma da prenderlo e basta. Non è che lo devo vedere, perché abbiamo sempre avuto dei cani e ce l'abbiamo tuttora i Jack Russell. Quindi se vanno d'accordo, perché diceva appunto il veterinario che è un cane che va d'accordo con tutti, sì, quindi sì. Penso che non rischiamo naturalmente che non vanno d'accordo. Signora, mi scusi, è interessata a questo, a Billo? Sì. Dieta? Fantastico, sì, che bella cosa. Ascolti, io non posso guidare perché mi sono rotta la spalla. Ma troviamo il modo di portarglielo. Lo portiamo a casa, signora. Guardi, non c'è bisogno di perdere tempo, io lo prendo e basta, perché l'unica cosa che ho bisogno è che lui vada d'accordo con questi Jack Russell, che sono buonissimi miei, non è che sono guardi, glielo, signora, da medico veterinario glielo sottoscrivo, perché prima ho fatto una prova col mio cane, con la bassottina, che insomma c'ha un caratterino un po' particolare. Devo dire, come si sono visti, si sono dati subito dei bacini, quindi insomma è proprio un cane socievolissimo, socievolissimo. Vedo molto dolce come cane. Quindi questo glielo sottoscrivo, glielo confermo. Signora, questa è la telefonata più bella che potevamo ricevere. Io adesso la saluto, ma non riattacchi, perché dalla regia. Signora, prende il mio numero di telefono e l'indirizzo. Sì, la prendono in collegamento dalla regia con il ragazzo, con Matteo, col quale ha parlato prima, che prende i suoi dati, poi finita la trasmissione la richiamiamo insieme. Guardi che noi grazie, tanti auguri, signora. Verremo a trovarla e magari tra un po' la inviteremo in trasmissione con il cane. Dottore, guardi che io sono un amante di cani tremendamente. No, ma non per dubbi, no, la inviteremo perché faremo vedere a tutti cosa vuol dire adottare un cane e quanta lei dimostrerà la sua felicità di aver adottato un cane. Lo dobbiamo far vedere e capire anche agli altri. No, ma guardi che per me è una cosa troppo bella. Non ho avuto la fortuna prima perché mi sono rotta la spalla in ottobre e quindi non ci sono stata neanche a Roma, ma noi abbiamo una casa con giardino. Ma era destino, era destino. È una buona possibilità, diciamo, anche per... la prego di scusarmi. Era un destino. Pronto? È arrivato Billo. È arrivato. No. Allora, bene, ottimo. Claudia, è andata veramente bene. Sono molto contenta. Un'ottima notizia. Billo! Va bene. Billo, allora, però ci sono ancora tantissimi cani che cercano famiglia. Ricordiamo l'appuntamento il 16 e il 17 giugno al Parco delle Valli e poi il vostro canile è sempre aperto disponibile. Assolutamente. Grazie Claudia Rossi. Grazie a voi. Grazie a tutti nel mondo per essere stata con noi. Noi andiamo avanti perché, come sempre, diamo uno spazio a tutti gli animali che, ahimè, si sono persi. Studio, tra pochi minuti presenteremo il presidente di smarriti.org, un sito internet che a livello nazionale raccoglie tutte le segnalazioni degli animali che si sono persi e ce ne sono tantissimi. Questo è il sito internet di riferimento, smarriti.org, ma non ci sono solo cani e gatti che si perdono, ci sono anche pappagalli. Si è perso Rocco e siamo in collegamento telefonico con il suo padrone. Buonasera Massimo. Buonasera. Allora, si è perso questo pappagallo colore grigio e rosso, il tipo, la specie è Cenerino. Cenerino. Dove si è perso Rocco? Noi siamo in località Ostia Antica. Si è perso la fine del mese di aprile e niente, da quel giorno purtroppo non abbiamo avuto più notizie. È volato via da casa? Sì, è riuscito ad aprire da solo la gabbia. Ecco, quindi... Perché sai che il Cenerino è uno dei pappagalli più intelligenti. Più intelligenti, sì. È vero che ultimamente però ci sono state anche degli avvistamenti in zona, possibile? Sì, è stato visto in zona Casal Palocco, perché abbiamo messo degli annunci presso veterinari e negozi di animali. Noi siamo stati contattati che l'hanno visto in località Casal Palocco perché l'hanno riconosciuto dai nomi che dice. Lui ripete molto spesso Marco, Massimo, Rita, Milo e Aldo.
Ecco, allora lui ha un collarino sulla zampa di riconoscimento, però chiaramente chi si trova a passeggiare in un parco prima di andare a vedere il numero del collarino può riconoscerlo per questi nomi che lui continua a ripetere, che poi sono i nomi della famiglia, giusto Massimo? Della famiglia, sì. Allora, Marco, Milo, Aldo, mamma. Posso fare una domanda? Senta, sì. Io volevo sapere se è stato avvistato recentemente. Ho tanto tempo sì, fa a Casal Palocco. Circa, no, non sono passate più di 10 giorni. Ah, bene. E, che età ha il pappagallo? 12 anni, è del 2000. Beh, ancora è giovane. È ancora giovane. Sì. E considerando immagino che un pappagallo del genere ha la sua vita media dei 40-60 anni, quindi insomma è un pappagallo giovane. Immagino che insomma in famiglia c'è molta preoccupazione perché mi diceva prima quando ci siamo sentiti lontano dalla diretta che siete molto affezionati a questo animale. Sì, molto affezionati perché poi purtroppo non mi piace vederli in gabbia, quindi il pappagallo stava da mia madre, lo lasciava molto spesso fuori dalla gabbia, quindi la preoccupazione è anche quello, sia con la speranza che sopravviva e sia nel caso in cui lo trovi qualcuno che non lo tenga in gabbia, perché odiava stare in gabbia praticamente, stava tutto il giorno fuori. Guardi, il Cenerino è un pappagallo che è molto forte come animale, quindi sulla sopravvivenza non avrei alcun dubbio. Ecco, forse mi preoccuperei più di chi magari lo prende e magari non gli fa fare una vita dignitosa. Ecco, magari veramente lo chiude in gabbia e non è una cosa bella. Sì, no, la preoccupazione infatti era quella, infatti, soprattutto no, perché poi volevo dare un consiglio a chi avvista in quella zona il pappagallo, il cenerino, ecco, di non avvicinarsi con fare minaccioso, corregli contro, perché la prima cosa che fa il pappagallo vola via. Allora, se viene avvistato, bisogna assolutamente chiamare, magari daremo il suo numero, perché magari se lo chiamano, gli diamo magari il suo cellulare. Sì, o un numero. Ho un numero, ecco, cioè, perché così magari se chiamando lei, il pappagallo vedendo lei magari non vola, o ecco, lei magari riuscirà ad avvicinarlo. Le persone non si devono sul collarino, dicevo, c'è scritto 2000/16 nel caso in cui venga trovato. 2000/16, noi ci permettiamo anche di dare il suo numero di telefono, così in zona chi riesce a vederlo o a sentirlo mentre pronuncia Marco, Milo, Aldo o mamma, e il suo numero di telefono è 335-78-20398. Il riferimento di Rocco verrà messo anche sull'home page del nostro sito internet roma1.tv nella sezione dedicata agli animali. In bocca al lupo Massimo, speriamo di aver contribuito al nostro modo al ritrovamento di Rocco. Arrivederci. Ciao Massimo, ciao. E siamo pronti per presentare gli ultimi due ospiti in studio di questa ricchissima puntata. Buonasera, è tornato a trovarci presidente di smarriti.org. Buonasera Maurizio Stella. Come ha visto si perdono anche i pappagalli. A quelli ancora non ci abbiamo pensato, era un po' difficile la tracciabilità in volo, diciamo. Chi è l'altro ospite? Ce lo presenta. Questa piccolina è mia. E lei è la nostra mascottina praticamente, e anche lei è un caso sfortunato d'abbandono insieme ad altre due sorelle che fortunatamente sono state tutte quante adottate. Ah, bene. Anche questa segnalazione è arrivata, diciamo, da un'associazione tramite smarriti.org, e da lì poi siamo andati a vederla. Questa in particolare l'abbiamo presa noi perché ci è rimasta un po' nel cuore. Quindi diciamo che questa sta funzionando. Sì, diciamo che attualmente 11.000 iscritti non sono. Ecco, diamo qualche numero. Allora, attualmente viaggiamo su una media di 1.000 visite al giorno sul portale, che significa una discreta visibilità considerando che siamo
diciamo, in linea dal, ufficialmente dal 1 gennaio non sono poche, di non quest'anno sono poche. E come onlus attivi da maggio scorso praticamente, quindi diciamo c'è una forte crescita delle visite e delle partecipazioni. È curiosità, semplice curiosità, oppure sono proprio denunce di animali smarriti sono o altro? Sono denunce di animali smarriti, sono più che altro anche le adozioni, quindi le associazioni che partecipano con noi, che utilizzano il portale per segnalare i loro animali, diciamo stanno ottenendo una discreta visibilità un po' sparsa in tutta Italia. Noi non siamo molte persone, anzi cerchiamo volontari che agiscano online insieme a noi, però abbiamo associazioni a Nord Italia, tipo l'Apa di Chioggia. Ecco, c'era una piantina prima, magari se la facciamo vedere, siete dislocati, sì, su tutto il territorio? Noi siamo dislocati su tutti i computer, nel senso che il limite territoriale effettivamente, sì, non esiste, esiste un limite di lingua, cioè il sito attualmente in italiano, di conseguenza non viene lanciato all'estero e quindi insomma diciamo la visibilità è limitata all'Italia, però grazie al supporto di Google stesso che ci passa diciamo un budget pubblicitario significativo, noi in questo modo riusciamo a dare visibilità anche ai casi più urgenti, diciamo mirando gli annunci più su determinati animali che su altri o su situazioni che hanno più bisogno. Questa è la piantina, vedete? Siete dislocati su tutto il territorio. Sì, siamo dislocati su tutto il territorio, maggiormente nel nord Italia perché diciamo l'adesione è maggiore, quindi la maggior parte degli iscritti sono in centro e nord Italia, diciamo il mezzogiorno è un po' ancora bassino a livello di visite. Cominciamo ad avere i nostri primi volontari che ci seguono e che ci aiutano online, e se continuiamo di questo passo organizzeremo anche delle ronde per il ritrovamento degli animali smarriti, perché avendo tutti i dati diciamo cartografici degli smarrimenti, gli orari e tutto quanto, riusciamo ad organizzare diciamo dei turni di ronde per il ritrovamento degli animali. Una domanda da farti, sì, un'altra domanda. E diciamo le richieste sono più al nord, al centro o al sud? Le richieste sono per gli smarrimenti. Allora, principalmente sembra che gli animali siano per la maggior parte del nord Italia. Un argomento che interessa più il nord Italia che il sud? Sì, in generale sì, perché sono più gli animali adottati, sono di più le associazioni che aderiscono, sono di più le segnalazioni degli animali smarriti e sono di più le adesioni al progetto Ospita Amico contro gli abbandoni, che ripeto essere un'iniziativa spontanea di chiunque si registra, per cui diciamo si offre la propria disponibilità ad ospitare il cane o il gatto di qualcun altro per un periodo limitato di tempo. Questo in questo periodo significa fare una piccola cosa in più, diciamo dare la propria disponibilità per questa ospitalità. Ricordiamo che uno dei motivi di abbandoni, di abbandono di cani in questo periodo è proprio il problema delle vacanze. Si va in vacanza, non so, il cane è un peso, sì, diventa un peso automaticamente, sì, e viene abbandonato. Pare che almeno da... Questo può essere un incentivo in più per far sì che non venga abbandonato il cane. Si, no? Spera, anche perché pare che ultimamente la tendenza sia anche per gli spostamenti di lavoro, visto che si richiedono molto anche queste cose, quindi spostamenti di 2, 3, 4 giorni, quindi molto brevi, però sì, il cane non lo puoi portare, certo, perché magari il viaggio è organizzato dall'azienda e così via dicendo, il cane fa una brutta fine spesso. Ottimo. Quindi in questo caso cerchiamo di, cioè, non ci costa niente, se abbiamo 2 giorni in più per stare a casa, si lascia lì la propria disponibilità e magari, certo, se ne salva uno. Non ci sono più scuse per abbandonare il proprio cane. Teoricamente non ce n'erano nemmeno prima di noi. Nemmeno prima, però adesso non ce ne sono più perché anche i mezzi di trasporto, oggi sono i mezzi di trasporto, il cane si può portare in aereo, si può portare in treno, si può portare in nave e si può anche portare in macchina. Pensa, dico una cosa, una novità assoluta, che sai che il 20% dei nostri cani soffre di mal d'auto. Sì. Oggi c'è una pillola che tu puoi dare mezz'ora prima e tu puoi trasportare tranquillamente il tuo cane per tutta la giornata senza che abbia mal d'auto, quindi quell'atteggiamento di nervosismo, ipersalivazione, vomito, quindi non ci sono più scuse, no, speriamo, per abbandonare un cane. Ahimè, il tempo a nostra disposizione è terminato, io ringrazio i telespettatori per essere stati con noi, grazie Maurizio Stella. Grazie a voi.
per essere venuto anche oggi a trovarci. www.smarriti.org. Qui stiamo vedendo uno dei tanti gatti che si sono persi. Questo è Savana, che è smarrito sì, ad Ostia Antica a ottobre scorso, ma la proprietaria non demorde. Dice è un gatto intelligente, parlato, sicuramente in qualche modo se l'è saputa cavare, chissà dov'è finito Savana, è un maschio bianco e arancione. E ci hanno dato qualche minuto in più di tempo dalla regia, Federico, allora... perché c'è un'ultima telefonata. Sentiamo allora chi c'è. Pronto, buonasera. Buonasera, sono la signora Draco. Io ho raccolto in questi 25 ultimi anni, perché ho già una certa età, almeno 20 cani. In casa mia hanno convissuto i miei cani randagi, specialmente femmine, sempre andate d'accordo. Adesso ultimamente sono caduta, mi sono rotta un po' la spina dorsale, sto in carrozzina e ho raccolto comunque un'altra cagnolina ultimamente qui a Cesano. Ho tre cani sempre randagi, uno 14, uno 10 e uno 4, e tre gatti che ho raccolto per strada. È una bellissima trasmissione, mi complimento col veterinario che conosco di vista, perché lo vedo in televisione. Grazie, complimenti. Grazie. Oltre a essere un bellissimo uomo, io sono mamma, per cui posso dirlo. Grazie, è carina. Ci chiami più spesso allora, non siamo abituati ai complimenti, ci chiami più spesso. Grazie e ci segua. Una bella testimonianza. Chiediamo... Senti, diamo un'anticipazione della prossima puntata, sì, velocemente. Perché abbiamo parlato di pappagalli, quindi glielo diciamo ai telespettatori, la prossima puntata avremo dei pappagalli in studio. Parleremo di pappagalli. E cercheremo di saperne qualcosa di più. Grazie ancora Maurizio Stella, smarriti.org. Arrivederci. Diamo l'appuntamento allora a lunedì prossimo. La replica di questa trasmissione va in onda il martedì domani alle 10.30, poi ancora altre repliche il sabato e la domenica, il sabato alle 19.30, la domenica alle 18. E poi veniteci a trovare anche su internet www.roma1.tv, la sezione dedicata agli animali. Arrivederci. Ciao, lunedì prossimo. Ciao.